Buongiorno! Buongiorno, raga! Un piccolo recap di quello che andremo a fare in questo episodio di oggi. Oggi è il terzo episodio di Minecraft Hardcore, ovviamente la vanilla 1.17. Nello scorso episodio abbiamo costruito la casa, anche se ovviamente è ancora da finire, però abbiamo fatto comunque la base, l'abbiamo chiusa, abbiamo messo le cose principali comunque all'interno della casa, le casse, le fornaci, insomma tutto quello che serve per iniziare. Oggi invece voglio dedicarmi, perlomeno subito così come inizio, nel creare dei recinti. È una zona puramente di farming. Allora, rifacciamo le presentazioni degli animali. Facciamo girare gli animali. Ok, allora ragazzi, vi ricordo. Allora, lui è Ciupapi. No, lei è Ciupapi. Lui è Mugnagno. Lui è Don. E lui è Gino. Andiamo a fare la legna perché dobbiamo andare a fare una marea di recinti per gli animali. Siamo già al terzo episodio, ragazzi, sì. Abbiamo solamente rischiato di morire contro i Phantom, ma... Noi siamo dei Fortnite player, non potevamo morire da dei Phantom. Andiamo prima in casa. Comunque la casa, raga, è umile, è carina. Allora, andiamoci a fare un po' di stick. Dopodiché ci andiamo a fare le fence. Quindi andiamo a farci le staccionate. Ci andiamo a fare anche dei cartelli. Ci serve il grano per far arrivare gli animali, il semino per far arrivare gli animali. Le uova le prendiamo dopo, non è un problema. Ora andiamo a lavorare, signori. Allora, tu intanto non è che puoi venire sotto casa mia così, cioè, nel senso, o paghi l'affitto, paghi l'affitto. La mettiamo qua, vicino l'acqua. Quindi qua vuol dire che tutta questa terra la dobbiamo andare a mettere completamente a livello e fare le stalle qui. Ok, a sinistra la facciamo. Allora devo mettere tutta la terra a livello, quindi devo andare a farmare la terra. Non credo che mi basti la terra che ho preso, Però nel dubbio noi proviamo. Andiamo a tappare i buchi. Sinceramente voglio le cose fatte a livello, non fatte male. Prendiamo ancora un po' di terra perché ce ne serve parecchia. Siccome a me questo dungeon mi dà molto fastidio, lo andiamo a chiudere perché mi triggera veramente tanto. Lo sapete vero che se per sbaglio scavo qua sotto, dimenticandomi che è una No, non posso farlo, non posso farlo. Se per sbaglio scavo sotto di me, dicendo vabbè, leviamo la terra e cade e perdo il mondo, sono madonne. Di conseguenza andiamo a levare la roba. Mo prendo un po' di terra e devo tappare per forza, raga, perché qua se no rischiamo veramente di fare, una fine... Poco gradevole, posso dirlo? Ora devo andare a prendere le mucchette. Quindi prendiamo il grano. Vieni, amore mio. Vamos! Dai! Che oggi per voi si prospetta una bella giornata. Mucchette, mucchelle. Prego, 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 prego. Non siete timide, su. Ora, il problema è che mi servono le pecore. E qua ci sono le pecore. Forza, signore! È festa? Andiamo, amori miei. Prego, prego, prego. Non siete timide. Su, su, forza. Allora, adesso vi levate dalle palline. Ok. Signore, andiamo a fare una cosa geniale adesso. Andiamo a fare alla fattoria. Din din. Allora, mi serve tanta legna. Come se, d'altronde, non è di certo una novità che mi serve legna, figurati, solamente. Ok, dovremmo aver finito a mettere tutto a livello. Mamma mia, poggers, poggers, poggers. Ok, qua rimane comunque molto spazio, però ci sta, qua posso mettere, sapete cosa? Qua posso mettere le fornaci per poi cucinare tutti gli animali che andrò ad uccidere e a sgozzare vivi, così che potrò avere carne infinita ben cotta al sangue e tutti gli animali moriranno. Scherzo. In gioco, su Minecraft ovviamente, su Minecraft, ragazzi, su Minecraft. Stiamo parlando di Minecraft, cioè, non capite male, ok? Minecraft, ok? Ovviamente, per vegan free vuol dire i vegani, via dei coglioni da qua. Mettiamo le vetrate, raga. Cioè, tutti i lati della stalla li chiudiamo con i muri e facciamo poche finestre, oppure facciamo tutto finestra. Secondo me troppi vetri, troppe finestre, secondo me viene brutto. Ho questo presentimento. Tipo, qua potevo fare le finestre. Poi siamo in acquario. Cioè, alla fine è una stalla, raga. E allora qua chiudo, raga. Cioè, qua vado proprio a chiudere con le mura, perché sennò vengono troppe finestre, raga. No, mi è venuta un'idea. Raga, ma mi è venuta un'idea molto più bella. Guardate. Cioè, secondo me viene molto più bello. Cioè, onestamente. Viene molto più figo così. Chi è? Ah, che roba! Ah, perfection proprio. Così è più onesto. Dai, vi sta piacendo, raga, come sta avvenendo? Dai, cari, secondo me che ci sta come stalla. Bella grande e comunque anche carina esteticamente. E ora dovremmo essere perfettamente giusti. Abbiamo tutta questa terra. E devo anche fare subito la farm del grano, raga, perché sennò non posso dare da mangiare agli animali.
devo fare la stradina, raga. Comunque questo materiale nuovo della 1.17 è fenomenale. Ce la faccio per uno rosico, per uno... Però credo che mi conviene mettere allora a questo punto anche la pietra qua sotto, sotto le staccionate. Perché sennò così fa strano, no? Ora tocca fare il tetto. Io a questo punto il tetto lo andrei a fare sinceramente un tetto comunque piatto, per non andare a sprecare troppi materiali, perché comunque siamo al terzo episodio, non è che siamo pieni di materiale. E lo vado a chiudere con le slab di questo materiale qua. Quindi io farei a questo punto così, così. Devo illuminarlo qua, raga, se no mi spawnano i mob. Lo faccio così. Sì, secondo me è top. Però me ne serve un altro qua, perché così almeno mi illumina anche qua. Di conseguenza andiamo a fare due torce, altre pepite, due. Che dite? Secondo me è figo. Approvate? Potremmo andare alla nostra vecchia miniera. Però, dato che qua comunque ho visto prima, abbiamo visto ieri un canyon, io quasi quasi, vi dico la verità, andrei là. Che stava tipo a 1700 stava il canyon. Andiamo qua se mi va di... Attenzione, 1v1 Fortnite. Sapete che forse questo è un dungeon carino? Se va in profondità, ci sta. Ok, ho trovato uno spawner. Vieni, box fight. Ed ecco la sella che... Mamma mia, raga. Ve l'avevo detto che l'avremmo trovata. Cioè, io ve l'avevo detto che avremmo trovato la sella. Voi non mi credevate? Easy proprio. Cioè, guarda. Pum, pam, pim, pum, pum. Temi d'angura. Vai, prendiamo tutto. Pum, pam. Ora noi qui dobbiamo ricordarci le coordinate, perché possiamo crearci lo spawner prossimamente degli scheletri. Che c'è qua? Vediamo. Allora... Ma pensavate che non l'avevo visti? Ma pensavate che i cheat di Amazon Music non mi avrebbero fatto trovare e vedere i diamanti? Cioè, ragazzi, ma stiamo scherziando? Ma stiamo scherziamo? Ok, votazione, votazione di quanti ce ne sono. Ne abbiamo minimo 3. E lo spoiler purtroppo ve l'ho fatto. Ora c'è da capire quanti altri ce ne sono. Secondo me 5. Ok? Allora, intanto la situazione lì sotto non mi piace per niente. Ok, vediamo un po'. 1, 2, 3, 4, 5. Ce ne sono 5 sicuri. Raga, sono 5 veramente. Oh, tua madre, tua madre. Sono 6? Vediamo. 1, 2, 3, 4, 5. Questo qua però aspetta. Volevi fregarmi il diamantino? Volevi? 6 diamanti proprio come se nulla fosse. Io allora a questo punto direi hack di Amazon Music ufficialmente approvate. Quelle di Wish che abbiamo utilizzato ieri, io direi di non utilizzarle mai più. Perché a me una volta è capitato di trovare dei diamanti ad altezza 7. Amazon Music è con noi. E lo sapevo, lo vedevo, lo sentivo. I diamanti. Allora, chill tutti quanti, ragazzi. Concentrazione, per favore, che veramente mi potrei arrabbiare come una bestia, ok? Ora, prima cosa, 64 torce. Prima cosa principale, ok? Ci siamo intesi? Poi votazione di quanti diamanti troveremo in questo angolo. Considerate che Amazon Music ci ha riferito di andare qui. Di conseguenza... No, 8 è impossibile, raga. Cominciamo a fare un piccolo spoiler, vai. Vado con lo spoiler, eh. Ok. Spoiler. Ok. Oh. Non mi dire che sono 8. Che dire, signori?
Ma stiamo scherzando. Per favore scrivete tutti quanti hashtag. Per favore raga, tutti quanti scrivete hashtag viva i cheat di Amazon Music. Non perdiamo tempo e prendiamo i diamanti. Cioè raga, 8 diamanti, ma stiamo scherzando? Cioè raga, pazzurdo. Oh cazzo, mi sono cagata addosso, porca miseria. Tutto bene, Double. Tutto bene. I cheat ringraziano per la terza volta. Quanti sono i diamanti? Ragazzi, i cheat di Amazon Music hanno ancora ripagato. Non ve lo spoiler, vi lascerò qua il quiz. Dovete dirmi secondo voi quanti diamanti ci sono e poi vi darò la risposta giusta. Qua intanto votano, dicono 4, 6, ma se è impossibile. Secondo me sono 4. No, raga, se sono 8 tilto. No, raga! No! No, basta, eh! Mi reportano! No, raga, mi reportano. Qua vengo segnalata adesso in live. No, raga, non è possibile. Ma stiamo scherzando! Ma io direi anche in the chilling, baby. Ok, torniamo a casa. Ok, ecco a casuccia. Gli animali sono tutti vivi. Belli beati, tranquilli. Ora, posiamo tutte le cose che abbiamo trovato. Posiamo 48 diamanti, raga, sono tantissimi. Abbiamo trovato anche la sella per il cavallo. Cioè, top, raga. Veramente top. Io direi il grano di fare... Ah, dobbiamo fare la farm del grano adesso. Perché sennò non possiamo dare da mangiare agli animali. E questo è un problema. Dobbiamo farli... accoppiare, ok? Molto importante. Dai, secondo me così è più bello, regà. A me piace. Dobbiamo mettere le torce qui, prima che ci ritroviamo rotture di scatole incredibili. Anzi, direi pazzurde. Così oggi abbiamo fatto la stalla. Che ora piano piano andremo sempre a riempire di animali, perché dobbiamo farle accoppiare. E fin quando non abbiamo il grano, giustamente non possiamo. E anche il grano, regà, è fatto. Guardate che bello. Tac. Oh, io direi onesto, raga. Abbiamo la stalla a sinistra. A destra abbiamo comunque più o meno una sessantina, settantina di semi piantati di grano. Quindi grano a sufficienza per dare da mangiare alle pecore, alle mucche. E per farle accoppiare. Secondo me è top. A me piace un botto. Direi che invece per oggi, raga, lo possiamo chiudere.